start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hi-Fi Rush, un gioco rilasciato da Bethesda, degli sviluppatori Tango Gameworks. Bethesda che durante l'ultima conferenza lo ha presentato così al pubblico e a fine, diciamo, di questa presentazione video ha detto: quando sarà disponibile? Beh, da adesso. Infatti il gioco è uscito il 25 di gennaio, gratuito sul Game Pass, a pagamento su, vabbè, sempre il Microsoft Store o su Steam al prezzo di $29.99. A me ha ricordato come concetto quello che avevamo già visto anni fa in Crypt of the NecroDancer. È un gioco, un rhythm game dove noi combattiamo, ma anche dove dobbiamo andare inevitabilmente a tempo. La premessa di questa storia, siamo in un mondo che definirei un po' steampunk o cyberpunk, insomma, dove questa azienda ha avviato il progetto Armstrong, dove noi siamo questo protagonista, questo ragazzo, 25 anni, si candida, aveva un braccio ingessato, un braccio rotto, e l'hanno messo dentro questa pressa che gli ha installato questo braccio robotico. Ma è successo un incidente durante il percorso, questo è l'incipit, insomma, molto velocemente. I suoi oggetti personali praticamente sono stati trasportati su un rullo e, per una vicenda, adesso non sto qua a spiegarvi nel dettaglio, ma il suo lettore MP3 cade e gli finisce sul petto, mentre lui viene pressato e questo lettore musicale finisce all'interno di un globo che è al centro del suo petto, che fa parte degli impianti, definiamoli cibernetici o steampunk, e quindi lui va a ritmo di musica, combatte a ritmo di musica, il ritmo di musica viene scandito dalle barre in alto a sinistra, ma anche da tutto quello che c'è nell'ambiente, oltre che premendo tab da questo schema. Quindi se noi colpiamo a tempo facciamo più danno e il nostro attacco, il nostro combattimento viene valutato in modo migliore. Saliremo di livello, sbloccheremo abilità, ma questo MP3 viene rilevato come un errore e veniamo chiamato il difetto, e lo stanno cercando per sistemarlo e adesso cercare di eliminarlo. Quindi stiamo scappando con quest'arma che viene generata dal nostro MP3, che va a ritmo e praticamente accumula tutti i frammenti, tutti i rottami che ha vicino, diventando una sorta di chitarra elettrica, perché lui ha il sogno di diventare una rockstar. Ora attiviamo questo e cerchiamo di andare a tempo. Vedete sotto, perfetto, ogni volta che colpisco a tempo. Poi possiamo andare anche a colpire con il tasto destro, che io sto giocando con il mouse e tastiera, consigliato il pad. Con il tasto destro invece fate l'attacco potente, e quello dovete darlo ogni due battiti, insomma, non ogni battito, come succede invece con l'attacco normale, che è questo. Quando compare il simbolino della nota musicale, quella azzurrina, vuol dire che stiamo facendo tutto bene. Il gioco è stata un'autentica sorpresa anche per il fatto che comunque è doppiato completamente in italiano. Perché no? Sto cercando di uscire di qui! Ehi, urlare in questo modo è strano! Puoi darti una mossa? Ok. Abbiamo il doppio salto. È un gioco che lascia trasparire una leggerezza veramente. Il progetto Armstrong si sta rivelando una delusione. Volevo un bel braccio robot, non un bersaglio sulla fronte. Questo cosa vuoi? Personali, la tua schivata è molto versatile. A quanto pare schivare a ritmo ti permette di eseguire una schivata. Anche la schivata a ritmo. Sono partito adesso dopo aver superato il tutorial di combattimento, giusto per non farvi vedere quello che probabilmente hanno già mostrato tutti. Aria non è utile solo in battaglia, ma anche per arrivare in posti difficili da raggiungere. Ok. Cosa stai pensando? È possibile collegare attacchi rapidi e pesanti subito dopo una schivata. In realtà non stavo pensando a... Sì, credo proprio di sì, ma ricorda di premere il pulsante d'attacco subito dopo una schivata. Ok, ho attivato la modalità streamer, quindi non mettono musica originale, ma musica del gioco, in modo da non incorrere in
copyright, diciamo richiami di copyright, ma tenete conto che ha delle canzoni originali, canzoni nel senso famose, insomma. Grazie, grazie. Ok, prima un attacco rapido, subito dopo una schivata. Ok, qui. Oh, ce l'ho fatta. Quindi, sferrare un attacco. Ok. Quindi, ah, devo colpire lui. Shift, questo. Ah, col destro, ok. Grazie della bevanda. Ok. Abbiamo dei frammenti da prendere, come ogni action game, platform game, insomma, giochi di questo tipo. Lei è Recca, la capa del progetto. Beh, è animato benissimo, devo dire, non è assolutamente brutto da vedere. Sono io, il salvagatti. Ma non dovevi aiutarmi? Forse non è stata una buona idea. Bene, ce l'hai fatta. Sono qui. Ok, sarò breve. I gatti vanno di moda. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Io pensavo... La sicurezza ti sta addosso e io ti posso aiutare. Ferma! Ok, aspetta un attimo. Eri tu prima? Una gatta? No, questa è 808. Lei è una gatta, ma l'ho costruita io. Ascolta, come stavo dicendo... Ecco, io che credevo che il mio braccio robot musicale fosse una follia, ma... Ah, starò meglio da solo. Ehi! Ascolta, la vende lei trama qualcosa e ho detto che ti posso aiutare. A posto, grazie. Eccolo. Ok. Poi lui si illude di essere davanti a un palco, davanti su un palco davanti alla gente. L'attacco vai così. Così l'attacco vai così. L'attacco bonus su ritmo da usare dopo una combo. Quindi premi 1 e 2 quando i due cerchi si sovrappongono, ok? Ok. Basta parlare. Proviamolo. Vedete, questo è il ritmo. Molto bene. Il conto alla rovescia. O aspetta che i due cerchi si sovrappongano. Ok. Vai così con tempismo perfetto. Va bene. Vai così con la tua combo pesante. Ok, proviamo con la combo pesante. Bene. Vai così è fondamentale per eseguire combo e infliggere danni pesanti. L'importante è seguire il ritmo. Sì, perché poi iniziate ad andare tutto saltando in giro, tutto a ritmo, perché è tutto guidato dalla musica il gioco. Come ho detto, è un gioco che fa trasparire leggerezza. Ho in prestito la tua gatta per un po'. Cosa? Perché? Ehi, volevi aiutarmi, no? Tranquilla, la tengo solo finché non esco di qui. Farei meglio a non portartela via. Ok, quindi sinistra, sinistra, sinistra. Uno, due, tre, e poi adesso... No, l'ho mancato! Uno, due... Ho colpito a tempo. Ho fatto a tempo. Ah, ok. Allora, uno, due, tre. No. Quindi, tra l'altro, chiedono più energia. Cerca la combo richiesta ed eseguila per attivare questi interruttori. Ok, quindi, uno, tre. Ok, dovevo premerlo velocemente. Ok, uno, due, tre. E poi il tasto. Questa è la città. Bellissimo. Ok, combattimento. Andiamo a ritmo. Voglio attivare questo così almeno sono sicuro di... Esegui un ve così e danni ingenti. Ok, sinistra, sinistra, sinistra. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Così. Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5.
E 5. No, non ce l'ho fatta. 1, 2, 3, 4, 5. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, li ho uccisi tutti comunque. Ne vuoi ancora? Sì, ne vogliono ancora. Quindi andiamo, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. No. Mamma mia. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Mannaggia, non riesco. 11 colpi. 1. No, non riesco. 1, 2, 3. 1, 2. No, non riesco. Non riesco più. Vabbè, l'ho ucciso comunque. Sì, non siete obbligati ad andare a ritmo, insomma, però il gioco è basato su quello. Ci ha dato il punteggio. Forse le cose non vanno così male. Ok, ricordami di chiederti come hai fatto. E chi lo sa? Ora tocca a te. Devo andarmene da questo posto. Sei in produzione. L'unica uscita diretta è per il controllo qualità, lo vedi? Ci sono così tanti edifici, non saprei. Quello con scritto centro controllo qualità. Ok, quello là. Ok. Ma ti staranno aspettando quell'uscita, quindi... Mi è piaciuto uscita. Andiamo. Andiamo. Allora, segui il ritmo nel punteggio. Eseguendo combo vai così, attaccando a ritmo... Aumentare la barra del ritmo, va da D a S. Più alto è il voto, più alto sarà il tuo moltiplicatore di punteggio. In base alla tua performance in combattimento riceverai dei bonus finali. Ok, perfetto. Va bene. Andiamo. Fare lo spaccone non ti aiuterà ad uscire. Ci sono degli oggetti qua. La soluzione migliore è quella più ovvia. Consiglio pessimo e pericoloso. Ti stanno cercando. Dobbiamo batterli in astuzia. Bene, allora uscirò combattendo. Sei scemo. È l'esatto opposto di batterli in astuzia. Quando sentite il pubblico che vi acclama, vuol dire che avete fatto un qualcosa a tempo. Allora, vediamo. Parlarecca. Ok, vabbè, questa è la storia. Tutti i frammenti poi ci servono per potenziare le nostre abilità. Non cosa vogliono questi? Che ne sai? Non ce li hai nemmeno, dato che sono in produzione. No, non puoi. Quindi... Ok. Adesso devo capire dove cavolo andare. Io sono arrivato da là, quindi posso andare di qua. Intanto posso togliere il coso qua del ritmo. Salta più questo. Perfetto. E si attiverà il ponte, immagino. Sì, bellissimo. Hanno aggiunto un nuovo giorno della settimana. Beh, e cosa vuoi questo? Ho dato uno sguardo in giro e ho visto che si muovono tutti al ritmo dei tuoi super poteri musicali. Sai, in verità me ne ero a trovare il ritmo è facile come guardarsi attorno. Anche l'ambiente reagisce al ritmo. Deve essere questo che i giovani definiscono. Non saprei. Ok. Sì, va tutto a ritmo. Sì, vabbè, lasciami andare però. Andiamo di qua. Sì, sì, non mi interessa. Andiamo via. Quindi praticamente adesso è diventato un platform. Bellissimo! Un platform in 2D. È quasi una città. I vantaggi dell'essere l'azienda leader del settore. Sono caduto giù. Piace mostrarsi. Ma io cerco ciò che nascondo. No, c'è la. Ti piace svelare i segreti? Allora dimmi come ti chiami. Se hai aspettato tanto per chiederlo, puoi aspettare un altro po'. Io sono Chai, comunque. Chai? Allora ok. Stiamo andando alla grandissima. Ma siamo ricaduti fuori.
Ah no, ok, siamo di nuovo qua. Ah, ma dobbiamo finire di qua, ok. Giustamente. Ok. No! Quante scorciatoie qui! Ok, si va giù. Ok, ricominciamo in 3D. Beh, ci sono le frecce che dicono dove andare. Un altro documento da leggere. E qui si può andare giù. Produzione di batteria attivata. Oh oh. Toccate i laser rossi, ovviamente. Oh. Aia. Aia. Belli. Beh, carina sta cosa. Sto perdendo. Ok. Che bello, cos'è? Io non toccherei nulla. Beh, non sei morto. Al contrario, a dire il vero, mi sento più forte. 808 mostra che c'è molta energia nel tuo braccio. Che ne dici di rilasciarla? Sì. Chai può accumulare energia nella sua bara a riverbero per usare attacchi speciali. Quando avrà accumulato abbastanza energia, brillerà. Ok. R per attivare. Ok. Non esplodere. Sì, infatti sopra la barra è piena. Ho dovuto farlo a tempo, anche quello. Prendo altre batterie. Vedete che si riempie la barra a riverbero. Perfetto. Vediamo di farlo a tempo perché... Ok, mi è uscito a tradimento un... No, no, non voglio aiuto, vado tranquillo. Trovato! Ok. Recca lo vuole distrutto, quindi distruggiamolo. Mi danno anche le zone di azione. Menghe. Sì, devo studiarci un pochino, perché... Anche queste barre che escono così. Bene, ma non avevo nessuno davanti. No, mi ha fatto l'attacco speciale però, dai. Ma è divertente comunque. Prendo batterie. Voglio provare l'attacco speciale. Mancato. Cioè, l'ho fatto, ma non è in modo efficace. Sì, è quasi impossibile non andare a ritmo, perché comunque il tempo per sferrare il colpo è quello. L'importante è partire giusti. Sì, poi c'è anche la musica sotto, quindi aiuta tantissimo. Non lo trovo proprio bello anche graficamente, così disegnato. Molto bene, si può uscire? Niente male. Non c'è vita qua. Cioè, siamo fatti un po' male qua, a dire la verità, quindi... Ok, siamo curati. Un altro documento. Adesso io non so onestamente dirvi quanto possa durare questo gioco. Generalmente gli action di questo tipo non durano mai tantissimo. Però aspetta, c'era qualcosa lì. Sì. Questo.
basta. Ah, devo tenere. Devo premere. Più forte possibile. E colpire a tempo. Potenziamento. Millanta come indistruttibile, evidentemente non lo è. Millantata come indistruttibile, evidentemente non lo è. E quindi. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Oddio. Nella fabbrica. Devo darmi una mossa. Batterie, batterie. No, ho schiacciato. E che non so cosa. Cosa serve quel tasto. Se io salto sopra. No, non posso. Vediamo se. Eh no, qua me l'ha attivato push down, quindi direi che non si può. Andiamo. Devo andare di qua? Sì, di là. C'è la cura qui. E un potenziamento. Pezzo nucleo di elettrico, ok. Raccogli 4 pezzi rotti per creare un nucleo, ok. Come i cuori di Zelda. Beh, qua abbiamo trovato questo, adesso dove devo andare però, perché vorrei capire se c'è modo di uscire di qua o no. Tornare indietro, forza. Ah, devo passare di qua, ok. Mamma mia, che rischio. Eh no, qua passano molto più. No! Mamma mia, il pelo. Ok, si va via. Si va di qua. Don't hit. Un blackout. Il generatore sembra rotto. Vuoi aggiustarlo? Vedi attrezzi lì vicino. Ok. Ho un'idea migliore. Non ce l'ho fatta. Uno. Due. Tre. Perché no? No, non riesco. Questa è uno. Due. Tre. Eh no, devo aspettare di più, perché l'ultimo deve essere sincronizzato, mi sa. Allora, questo va bene. Uno. Due. Devo aspettare di più con questo. Eh no, devo tenerlo premuto forse. Vabbè, provo un'ultima volta. Vediamo. No. Ah, col destro. Devo dargli un colpo anche col destro, ok. Col destro era, ok. Infatti continuavo a sbagliare. Bene. Sì, beh, poi non è neanche punitivo perché si riparte da qui, quindi. Sarà qualcosa da attivare qui. Questo. Ricordiamo che i giorni di malattia devono essere registrati con 6 mesi di anticipo. Bene, il boss. Via.
Bene, battuto senza troppi problemi. I nemici resistenti non subiranno alcun effetto dei tuoi attacchi finché non rompi la loro barra di stordimento. Va bene, per attaccare dove senza attaccare. Ok. Devo andare a prendere la cura e anche la batteria. Quindi mi curo un po'. Bisogna salire adesso. Si va su e si va avanti. Ragazzi, questo è veramente, veramente molto interessante. È Hi-Fi Rush, gioco rilasciato poi dall'editore Bethesda, che ringrazio per avermi permesso di portare questo titolo. Lo trovate su Steam, su Microsoft Store, e se avete il Game Pass è gratuito. Fatemi sapere, perché mi interessa tantissimo cosa ne pensate, qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!